La grande BMX torna di nuovo a Perugia, torna alla pista di Pian di Massiano di Perugia per il primo appuntamento della stagione con il campionato italiano. È un appuntamento importante che apre, come dicevamo, la stagione, la prima prova del circuito italiano di BMX con il weekend dal 3 al 4 marzo e con un pubblico da grandi occasioni che ha accolto gli oltre 300 concorrenti presenti per la disputa di questa prima prova del circuito italiano di BMX. Una BMX che trova nuova linfa, una BMX che trova nuove società, nuovi interessi, grazie anche, come dicevamo, dalla Testi Cicli dal 1933 con l'indimenticato Gigi Testi a fare da protagonista nella nostra città e nella nostra regione. Il sabato prove di qualificazione per arrivare poi a selezionare il gruppo dei finalisti della domenica mattina. Riprese di Pasquale Punzi che segue con la sua telecamera le avventure della BMX sulla pista perugina. Presenti anche tante autorità, presenti anche tante personalità dell'amministrazione comunale, proprietaria della pista in gestione alla Testi Cicli, di questo piccolo gioiello conosciuto ed apprezzato non solo in Italia ma anche in tutta Europa. Spesso e volentieri la nazionale italiana si ritrova proprio qui a Perugia a fare stage di preparazione, a preparare i ragazzi che poi parteciperanno ai campionati europei e alla Coppa del Mondo. E in tutta questa situazione c'è il grande lavoro fatto dalla Testi Cicli, una delle poche società che ha creduto nella BMX, che ha portato avanti con grande forza e con grande coraggio questa disciplina e questo sport. È per volontà della Testi Cicli, dei tanti ragazzi che partecipano all'attività, la creazione di questa splendida pista a Pian di Massiano, con la possibilità ovviamente di poter partecipare a corsi di preparazione, poi entrare a far parte del mondo della BMX per tutti i bambini e anche per i più grandi. Questa specialità che ricorda molto il motocross, ricorda molto quello che facevamo noi da piccini, immaginandoci che sotto la sella avessimo una vera e propria moto. In realtà era la bicicletta regalata per la promozione o per Natale. Un ringraziamento va a Franco Testi perché è davvero persona straordinaria per poter e sapere organizzare le cose e le competizioni. E un ringraziamento va anche ai suoi collaboratori, da Francesco Gargaglia a Fabio Governatori. Francesco Gargaglia si occupa specificatamente della BMX, Fabio Governatori invece si occupa più della strada, della pista, dei giovanissimi, ma sono proprio i giovanissimi quelli che vanno dalla categoria G1 alla categoria G6 a risultare il vero pane, il vero sale di questo sport. I piccoli che partecipano e che fanno BMX sono i piccoli che saranno, speriamo, i futuri protagonisti di domani. E in due giorni ci sono stati oltre 300 concorrenti, come abbiamo detto, e è un bel successo anche da un punto di vista turistico, perché 300 concorrenti che arrivano da tutta Italia significano almeno 600 persone che poi vanno a dormire negli alberghi. Cadute ce ne sono state, fortunatamente senza nessuna conseguenza. Vedete che i ragazzini che partecipano alla BMX sono particolarmente bardati, con protezione di ogni genere, ma non manca per la foga la caduta. D'altra parte, nel giro della BMX ci si gioca il tutto per tutto in pochissimi secondi. Ma andiamo a vedere come sono andate le classifiche. Intanto la categoria esordienti allievi, con la vittoria di Matteo Pietrobon del team BMX Alto Adige Sud Tirol. La seconda prestazione per il campione europeo, il nostro Diego Verducci della Testi Cicli Team BMX Perugia. La terza posizione è quella di Federico Milan della BMX ciclistica olgiadese e poi al quarto posto Francesco Saverio Gargaglia
Testi Cicli Team BMX Perugia, la quinta piazza di Alessio Budelli dell'Associazione Sportiva Besnate. La nona piazza aspetta Filippo Cafarda, anche lui della Testi Cicli BMX Perugia. Beh, vedete che ricordiamo anche gli amici e i ragazzi che partecipano e che non sono nei primi posti, ma ricordiamo questo nono questa nona postazione in classifica per Filippo Cafarda. Nella categoria Elite Junior, Luca Virdis, Loreto Le Marmotte, precede Tommaso Giustacchini del team BMX Verona, Marco Cassanelli della Loreto Le Marmotte, poi Gianluca Nodari del team BMX Creazzo, Emanuele Schiavo della Loreto Le Marmotte. Il sabato, ad accompagnare i time trial, hanno gareggiato anche i bambini sotto ai 12 anni, quelli che sono la categoria della giovanissimi, da G1 a G6. Promo Open giovanissimi suddivisi, come dicevamo, nelle categorie G1, G2, G3 e G4, G5 e G6. Da segnalare la vittoria di Giacomo Gargaglia nella Promo Open categoria G4, G5 e G6. E andiamo a vedere appunto come sono andate le categorie dei giovanissimi G1, G2. Niccolò Soffiati, Ciclomania Racing, vince davanti Edoardo Frizzo, BMX Creazzo, e poi Axel Martinello, Panthers Boy Padova, con la seconda piazza di Andrea Cavalleri del BMX Vigevano, Francesco Mantiero, BMX Creazzo, Enrico Zucchini, ciclistica olgiadese, Jacopo Leonardi, Ciclomania Racing, e Gregorio Galeazzi del team BMX Verona. E poi la categoria G3-G4 con Simone Testa, BMX Alto Adige, secondo è Tommaso Dalla Stella, BMX Creazzo, davanti a Julian Piazzi, BMX Alto Adige, e poi si va a Verona con Mattia Girlanda, Vigevano per Matteo Tugnolo, Niccolò Zandonà per Verona, Marco Radaelli Biciao e Leonardo Cassanta della Libertas. E c'è anche la categoria G5 e G6 da assegnare, con la vittoria, come abbiamo detto prima, di Giacomo Gargaglia della Testi Cicli BMX Team, secondo è Christian Crema, Ciclomania Racing, Andrea Annechini, BMX Verona, con il compagno di squadra quarto Andrea Dal Lago, e poi Emanuele Biscaldi, BMX Vigevano, Riccardo Scortegagna del team BMX Creazzo, settimo è Enrico Malappo, BMX Verona, e ottavo Davide Corà, anche lui del BMX Verona. Per quanto riguarda la classifica per società giovanissime, a vincere è il team BMX Verona, la seconda piazza è il gruppo sportivo Testi Cicli Team BMX Perugia, e la terza posizione sul gradino più basso del podio per i Panthers Boys di Padova. La categoria esordienti: Federico Milan, ciclistica olgianese, Niccolò Bonini, Ciclomania Racing, seconda posizione, il gradino più basso del podio per Fabio Fornasari della Ciclomania Racing, Pietro Bertagnoli, BMX Verona, quarto, davanti a Michele Tomizioli della Libertas, Francesco Annechini, BMX Verona, Andrea Arbetti, anche lui della BMX Verona, e poi Alessio Budelli della Besnate. Nella categoria allievi maschile, Matteo Pietrobon, Alto Adige, Matteo Graziano, ciclistica olgiatese, Michele Cordioli, Libertas, Francesco Saverio Gargaglia della Testi Cicli, con Marco Ferrari della Ciclomania Racing e Diego Verducci della Testi Cicli, rimasto coinvolto in una scivolata in questa finale. La settima piazza di Fabrizio Moretti della ciclistica olgianese, e poi Marco Zaniolo, BMX Creazzo. La categoria allieve femminile, i primi punti vanno a Ilaria Giustacchini, BMX Verona, davanti a Esther Gatti della Caravaggio Off-Road e Chiara Rozzoni, sua compagna di squadra. Nella categoria Master, Michael Uberti, BMX Creazzo, Tommaso Lupi della Panthers Boy, terzo Damiano Campedelli Verona, quarto Alessio Lovato della Libertas, quinto Luca Rama della Caravaggio Off-Road, e poi seguono Jacopo Menin Panthers Boy e Diego Juan Quintero della Testi Cicli, che così ha anche il suo straniero. Categoria Junior, Marco Cassanelli delle Marmotte, davanti a Tommaso Giustacchini, BMX Verona, Gianluca Nodari, BMX Creazzo, Mattia Bonini, Ciclomania Racing, e Nicolas O'Connor
Bon della Libertas. Nella Elite, quella che fa davvero grande spettacolo, Luca Virdis e Le Marmotte davanti a Mauro Paiusco BMX Verona, Mattia Falavigna della Ciclomania Racing, Manuel Schiavo Le Marmotte, Andrea Giovanelli della BMX di Creazzo. E questo è quello che ci ricorda le classifiche. Manca da ricordare la categoria Cruiser, con la possibilità quindi di chiudere anche per quanto riguarda i più grandi. Sono le classifiche fornite dalla Testi Cicli alla conclusione di questa giornata. Avete visto che in fin dei conti si parla gran parte spesso del Nord-Est, gran parte delle squadre vengono proprio da quella fetta d'Italia e la patria della BMX viene proprio da lì, ma arrivano anche le altre società, compresa la Testi Cicli, che è del centro Italia, e compresa anche la Sicilia, che ce la ricordiamo lo scorso anno partecipare ed arrivare al campionato italiano con buone soddisfazioni. Arrivare fino a Perugia dalla Sicilia per partecipare al campionato italiano credo che sia stato davvero un grande sforzo e un grande merito. Ma la BMX, come vedete, è questo: si brucia tutto in 50-60 secondi a seconda delle categorie, le lunghe gobbe e i lunghi salti con le curve paraboliche, e qui bisogna dare il tutto per tutto. Il minimo errore lo paghi, il minimo errore costa la vittoria. Bisogna essere precisi, perfetti, puliti e riuscire a tagliare per primi il traguardo. Come dicevamo, questi dei campionati italiani, per meglio dire del circuito italiano, così viene definito il campionato italiano della BMX, è la prima prova, ma già ci sono le prime indicazioni. I migliori ovviamente vanno a giocarsi i posti che sono importanti per il futuro, e qui c'è questa bella sfida testa a testa, e la seguiamo tutta perché davvero in questa finale ci sono cose meravigliose da seguire. Come dicevamo, bisogna saper guidare, guardate come si pedala poco e come grande, con una grande forza. Gargaglia era lì e Verducci era lì che stava per vincere, ma proprio su quella curva non sappiamo quanto possa essere scorrettezza o meno, ma alla fine è lui che va fuori insieme ad altri concorrenti. La BMX è questa, e bisogna starci attenti, e bisogna sapere che il toccarsi, lo sfidarsi, l'avvicinarsi è cosa che capita tutte le volte. Ci spiace per Diego Verducci per questa uscita di pista, era in testa, se la stava giocando alla grande, l'ultima curva e poi l'ultima serie di whoops e sarebbe stata sua la vittoria. Peccato davvero, si rifarà nelle prossime occasioni. D'altra parte è un ragazzino, Diego Verducci, capace, serio, davvero una gran bella figura per la BMX, per insegnare un po' a tutti qual è lo spirito della BMX, e sappiamo sicuramente che le prossime occasioni per lui ci saranno di pronto riscatto. Questi erano i primi punti, la prima prova, l'uscita stagionale, per vedere un po' come erano le situazioni, com'è la preparazione, quali possono essere i protagonisti del futuro. E mi sembra, lì c'è un'altra bella caduta, hai visto come si va in terra, fortunatamente come diciamo spesso e volentieri non succede nulla, perché i ragazzi sono ampiamente bardati, hanno delle ottime protezioni, cominciare dal casco che ricorda, come dicevamo prima, quello del motocross, i guanti, pantaloni, spesso si portano ginocchiere, e poi protezioni per il collo e per la testa, che sono sicuramente quelle più soggette in caso di caduta. Si parte, come vedete, dal cancello automatico con lo start che si abbassa in avanti, le ruote dei bikers appoggiano proprio su questo cancello per tenere l'equilibrio, niente piede a terra, si sta già sui pedali pronti per questa grande avventura. Ma adesso noi ci fermiamo per lasciare il posto alle interviste con ancora ulteriori immagini, come dicevamo, realizzate da Pasquale Punzi. E allora, linea alle interviste.